Ciao a tutti e benvenuti nel nuovo format calcistico dove andremo ad analizzare con i dati del match analyst Michele Tossani le squadre di Serie A in piccole pillole di approfondimento. Oggi parleremo del Lecce di Fabio Liberani e prima di iniziare cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere collegati e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Con il campionato fermo alla 26esima giornata di campionato, il Lecce si trova con 25 punti, 34 i gol fatti e 56 i gol subiti. Come possiamo vedere, è la squadra che ha subito più gol di tutta la Serie A. Nella slide successiva vediamo come il Lecce al termine del girone di andata con 19 partite giocate aveva ottenuto 15 punti con una media di 0,7 a partita. Nelle 7 partite giocate nel girone di ritorno, prima dell'interruzione, i punti ottenuti sono stati 10, quindi per una media di 1,4. C'è un miglioramento del trend e chiaramente hanno inciso i rinforzi del mercato di riparazione che hanno dato più qualità alla squadra di Fabio Liberani. Un dato interessante di questa slide sono gli XG o Expected Goal, XGA che sono gli Expected Goal Against e il PPDA che è il Passed Allowed per Defensive Action, che vediamo subito di che cosa si tratta. XG è un acronimo del termine inglese Expected Goal, in italiano gol attesi, cioè i tiri fatti da una squadra ai quali viene assegnata una probabilità di fare gol. Quindi viene misurata non solo la quantità, ma anche la qualità dei tiri. Che cosa significa? Che probabilità di trasformarsi in gol hanno questi tiri? La possibilità deriva dall'analisi e dalla classificazione fatta nei vari anni nei 5 maggiori campionati europei, ognuno in base alla posizione, alla distanza, alla presenza o meno di marcatura e altri fattori. Gli expected goal against invece sono i tiri concessi alla squadra avversaria. E questi expected goal against illustrano la qualità di una squadra in fase difensiva. Cosa significa? Che una difesa buona concederà pochi tiri e poco pericolo. Il PPDA invece misura l'intensità del pressing. E di che cosa si tratta? È il rapporto tra i passaggi effettuati dalla squadra avversaria in una zona di campo, per convenzione sono i primi 60 metri di campo avversari, e gli interventi difensivi effettuati, cioè i contrasti e gli intercetti nella medesima zona di campo. Quindi più basso è il valore del rapporto, migliore è l'intensità del pressing. Per quanto riguarda gli expected goal del girone d'andata e del girone di ritorno, gli XG sono passati da 1,25 a 1,17 ed è quindi calata la pericolosità. Però innanzitutto bisogna considerare che abbiamo soltanto 7 partite di ritorno e l'altra considerazione importante è che l'inizio del calendario non è stato facile per il Lecce, che ha incontrato Inter, Verona, Roma e Atalanta. La media degli expected goal against è passata da 2,40 a 2,92. Anche questa è peggiorata, ma il dato è stato pesantemente condizionato dalla sconfitta interna contro l'Atalanta per 7-2. Per quanto riguarda invece il PPDA, solo Brescia e Udinese pressavano più basso e concedevano più gioco alla squadra avversaria. Mentre per quanto riguarda il PPDA del girone di ritorno risulta essere l'ultimo della Serie A. Ancora un dato ulteriore per quanto riguarda i passed allowed per defensive action. Intanto
Ricordiamo che cos'è il pressing. Il pressing è un'azione tattica in fase difensiva che coinvolge due o più giocatori e che consiste nella limitazione di spazio e tempo agli avversari. Il pressing va distinto dalla pressione, che invece è un'azione individuale di un singolo giocatore verso il possessore di palla avversario. La pressione sì, il pressing viene iniziato con delle situazioni codificate che possono essere un retropassaggio, un controllo spalle alla porta, la trasmissione della palla, eccetera. E viene utilizzato per recuperare palla. Per quanto riguarda il sistema di gioco utilizzato da Fabio Liverani, il sistema che ha utilizzato di più è il 4-3-2-1. Ma lasciando invariata la posizione dei difensori e dei tre centrocampisti centrali, a volte ha invertito il triangolo offensivo, mettendo anche il trequartista alle spalle dei due attaccanti. Quindi diciamo che tutto è invariato a parte la posizione dei tre attaccanti. Quali sono le caratteristiche di questo modulo? Intanto si caratterizza per la presenza di due blocchi, il primo quello difensivo che è composto da quattro difensori e tre centrocampisti e l'altro invece è formato dal blocco offensivo 2 più 1, cioè i due trequartisti più il centravanti. Davanti al portiere si schiera una difesa a 4, davanti alla quale si posiziona un centrocampista centrale e due interni di centrocampo. In attacco invece dietro all'attaccante troviamo i due trequartisti che vanno poi a formare le due catene di destra e di sinistra insieme con gli esterni difensivi e gli interni di centrocampo. In fase difensiva è importante, oltre al lavoro dei quattro difensori, anche il lavoro dei tre centrocampisti che hanno il compito, di, presenziare, le fasce laterali. Ovviamente in fase difensiva è molto importante anche il recupero dei due trequartisti che hanno il compito di rientrare a centrocampo. Il gioco sulle fasce laterali verrà demandato agli spostamenti laterali appunto dei trequartisti e soprattutto all'inserimento degli esterni difensivi, quasi a formare appunto, come dicevo prima, delle catene laterali. Quali sono i principali vantaggi e gli svantaggi di questo modulo? Come sapete, ogni sistema di gioco ha dei vantaggi e degli svantaggi. Per quanto riguarda i vantaggi, abbiamo una facilità nel pressing ultraoffensivo ed offensivo e anche nel raddoppio e nella copertura degli spazi, e soprattutto quelli centrali, perché lì abbiamo intensità di giocatori. Per quanto riguarda invece gli svantaggi, uno degli svantaggi del modulo è senz'altro, come tutti i moduli che prevedono tre centrocampisti, soffre il cambio di gioco degli avversari e in fase di transizione negativa rischia di essere sbilanciato in avanti. È infatti cambiato un pochino il gioco del Lecce rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso c'era proprio il blocco offensivo rimaneva proprio alto e non partecipava quasi alla fase difensiva. Invece quest'anno ha dovuto appunto portare delle accortezze e i due trequartisti scendono, come dicevo prima, a proteggere il centrocampo. Per quanto riguarda la fase di possesso palla, il Lecce predilige il controllo degli spazi al possesso palla, la cui media infatti a partita è di 42,8. Da questa slide potete vedere che il Lecce costruisce con i due difensori centrali, tiene i due esterni molto alti, ma ovviamente la scelta di pressare, di esercitare un pressing nella linea di metà campo fa sì che ci sia molto campo prima di arrivare, ad essere pericolosi dalla parte opposta. Per quanto riguarda la fase di non possesso palla, come vediamo da questa fotografia, il Lecce ha un baricentro molto basso.
E questo si evince poi dal dato che vi ho dato prima del PPDA. Attua un pressing offensivo e difensivo, ma non ultraoffensivo. Predilige coprire gli spazi e quindi non attua la riaggressione in avanti. Nella foto vediamo appunto l'attaccante centrale che non attacca il difensore centrale in possesso palla, ma cerca di schermare il centrocampista centrale avversario. I due trequartisti invece sono deputati alla chiusura dei difensori esterni, mentre il centrocampista centrale è salito in linea con i centrocampisti interni, pronto ad attaccare il centrocampista centrale avversario nel caso la palla dovesse filtrare. Spero che questo primo incontro vi sia piaciuto, se avete curiosità o domande non esitate a contattarmi e il prossimo appuntamento la settimana prossima con il Brescia di Diego Lopez. Alla prossima settimana.